una situazione in cui c'è necessità di motivare le persone, di farle sentire davvero parte di un gruppo, per far sì che le persone siano davvero motivate e portate a dare il meglio di sé, esistono degli strumenti che l'azienda può mettere in atto. E a questo ci avviciniamo al tema di cui trattiamo con appunto Andrea Verani Masine, cioè con gli strumenti di welfare aziendale. Quindi le aziende hanno la possibilità di progettare un piano di welfare. Allora, gli interrogativi sono molti, non è semplice, però insomma gli strumenti per farlo ci sono. E ci sono per tutti, perché è importante chiarirlo, questo i piani di welfare aziendale non sono prerogative di grandi aziende, ma insomma sono alla portata anche di realtà di piccole dimensioni. Però partiamo insomma dall'origine, cioè perché dobbiamo pensare a un piano di welfare, perché progettare un piano di welfare delle nostre organizzazioni? Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. Perché fare welfare in azienda? Le tematiche sono state, come giustamente dicevi, anticipate già questa mattina dalla collega. Ci troviamo in una contingenza economica particolare dove le aziende, è stato proprio detto, chiedono di più, ma non possono allo stesso tempo dare di più per diverse tematiche legate anche a quello che è il costo del lavoro oggi in Italia. Ma allo stesso tempo ci troviamo anche di fronte a un primo welfare, infatti quello che poi è welfare aziendale viene chiamato anche secondo welfare, quindi quello statale, abbastanza poco presente, diciamo così, con un eufemismo. Non rispondente ai bisogni. Non rispondente ai bisogni, esatto. Quindi sempre di più le aziende cercano, come possono, di farsi carico di sostenere il benessere del dipendente, di sostenere il reddito del dipendente, attraverso azioni che sono diversificate, diverse da quella che è, diciamo, la moneta erogata attraverso la busta paga e quindi lo stipendio. Lo fanno per i motivi che abbiamo detto e lo fanno anche perché ci sono delle opportunità legate ai vantaggi fiscali che oggi il testo unico delle imposte sui redditi ci permette e che poi magari approfondiamo successivamente. Lo fa perché questo tipo di iniziative, proprio per quello che è lo scopo, cioè arrivare a sostenere, a portare benessere nei confronti del dipendente, permettono di migliorare il clima, migliorare la produttività. Quindi le aziende sui quali abbiamo gestito e avviato piani di welfare hanno permesso poi di riscontrare come il dipendente sia più ingaggiato e quindi contento, possiamo dire, dell'ambiente lavorativo in cui si trova, a dispetto magari di un incremento retributivo che magari non è comunque arrivato. E poi perché chiaramente andando a lavorare su queste voci, che possono essere contributi, scontistiche, iniziative diverse, andiamo a sostenere anche e a migliorare quello che è la sua capacità di acquisto. Quindi andiamo a toccare esigenze concrete che il dipendente in qualità di individuo ha ogni giorno. Il tema è questo: la popolazione aziendale è diversa e non tutti hanno le stesse esigenze, quindi progettare un piano di welfare che sia effettivamente rispondente a quelle che sono le esigenze della popolazione aziendale significa in qualche modo spacchettare l'offerta, no? E quindi come si fa? Allora, innanzitutto quando insomma incontriamo anche per le prime volte le aziende che hanno intenzione di avviare progetti di questo tipo, la prima domanda è cercare di capire dove e che tipologie di iniziative vogliono andare a introdurre, perché le macro aree sulle quali ci muoviamo sono sostanzialmente due. Una è quella dei flexible benefit o comunque dei benefit più in generale, quindi la possibilità da parte dell'azienda di contribuire a determinate spese a favore del lavoratore dipendente. Qui ci viene in sostegno il testo unico delle imposte sui redditi agli articoli 51 e 100, dove al comma 2 vengono identificate tutta una serie di servizi che non costituiscono reddito. Non costituendo reddito determinano una non tassazione, non contribuzione in capo al datore e al dipendente. Questo permette chiaramente di spesare con un costo minore rispetto a quello che è il costo del lavoro e necessità del dipendente. Le ripercorro velocemente, o quantomeno le principali sulle quali lavoriamo più di frequente.
sono la possibilità di intervenire sulle spese di istruzione dei familiari del dipendente, quindi andiamo da asilo, rete scolastica, università, master, piuttosto che intervenire su quelli che sono campus estivi, quindi vacanze studio e tutto quello che è poi il materiale legato all'istruzione, quindi libri di testo. C'è un'area legata ai mutui e prestiti, accesi anche con istituti terzi che non deve essere necessariamente il datore di lavoro, quindi la possibilità di andare a rimborsare quota parte degli interessi passivi sostenuti dal dipendente per i mutui a lui intestati o cointestati. C'è la possibilità di lavorare sulla cassa sanitaria, quindi versamenti alla cassa sanitaria per ampliare, eventualmente aggiungere o dove non presenti introdurre coperture sanitarie a favore del lavoratore e del proprio nucleo familiare, lavorare su quello che è il fondo pensione, quindi andare a integrare rispetto a quelli che sono già i versamenti magari previsti contrattualmente sul fondo pensione del dipendente. Si può lavorare su quelli che sono i 258 euro di beni e servizi erogati in natura, che normalmente si traducono in buoni spesa, buoni acquisto o magari contributi, per esempio per acquistare, si è parlato anche di mobilità, gli abbonamenti al trasporto pubblico. E poi c'è tutta un'altra area determinata dall'articolo 100 del TUIR, dove si può intervenire su spese per ricreazione, quindi tempo libero, viaggi, palestre, attività sportive, piuttosto che culturali, quindi teatro, cinema o comunque qualunque tipo di iniziativa anche formativa per il singolo dipendente, quindi istruzione legata alla formazione del singolo dipendente, e altri interventi di carattere sociosanitario, come può essere quello di spesare babysitter, operatori socioassistenziali, check-up medici. Ecco, quest'area di benefit legata al TUIR, con norme che hanno più di 30 anni, quindi alquanto datate, sono state recentemente reinterpretate proprio in una logica flessibile, da qui il termine flexible benefit, perché si cerca di introdurre questo tipo di contribuzione in una logica non più top down ma bottom up, quindi l'azienda va a definire un budget su singolo dipendente che è in grado di spendere, ricordando che questo budget è esattamente quello che spende l'azienda e quello che ha il dipendente come valore di spesa, proprio per le logiche defiscalizzate che vi raccontavo. E da questo punto è il dipendente che si va a costruire, rispetto a quelli che sono i servizi che il TUIR ci mette a disposizione, il proprio benefit sulle proprie esigenze, e quindi è il dipendente che va a costruirsi il proprio pacchetto. In questo modo si riesce più facilmente ad andare a calarsi sulle esigenze specifiche del singolo dipendente. E questa è sicuramente un'area che chiaramente ha un onere, che comunque è quello di contribuire e quindi di trovare comunque una fonte di finanziamento per poter intervenire. Un'altra area è quella invece di lavorare su quello che poi è in maniera più ampia il mondo della conciliazione vita-lavoro. Quindi creare un network di convenzioni o interventi, qualcosa abbiamo già sentito dalla collega questa mattina, che abbiano lo scopo principale di produrre un vantaggio di tempo e denaro per il dipendente, senza necessariamente contribuire, ma creando tutta una serie di strutture e di meccanismi che permettano proprio il risparmio di tempo e denaro. Faccio qualche esempio per renderlo più concreto. Io magari decido che non riesco per n motivi a spesare i libri di testo sostenuti per il figlio del mio dipendente, però potrei dargli uno strumento che permette di comprarli direttamente dall'ufficio con scontistiche dedicate e magari avere un addebito rateizzato in busta paga. Questo tipo di soluzione fa risparmiare tempo al dipendente, denaro, e oltretutto c'è un aspetto finanziario di dilazione di pagamento che va incontro alle esigenze magari mensili di spesa del dipendente, piuttosto che magari introdurre delle figure che possono dare consulenza fiscale legale in remoto piuttosto che in azienda, fino a soluzioni più diciamo particolari, come la figura del maggiordomo aziendale, che si sente parlare tanto in questi ultimi anni, quindi figure che si occupano di sbrigare pratiche per conto del dipendente, facendo risparmiare tempo nelle attività quotidiane, quindi non portando la necessità di prendere permessi particolari per svolgere pratiche amministrative o ritirare i capi in lavanderia e così via. Quindi gli interventi sono diversi, poi ci sono chiaramente tutto il mondo più semplice, in realtà semplice non è, dei convenzionamenti, creare network locali e nazionali di convenzioni che permettono al dipendente in quanto tale di recarsi presso esercizi specifici e avere dei costi ridotti rispetto a
come se si, rispetto a, al fatto che si, si recasse come, come libero cittadino, insomma, come privato. Quindi questo alla base permette di in, lavorare su due settori specifici o comunque su due settori alternativi, e quando un'azienda decide di intervenire su aree di questo tipo, i passi da seguire sono sicuramente diversi. Il primo è quello di, appunto, capire cosa si vuol fare e progettare un piano di welfare. Se lavoriamo sui flexible benefit, il primo elemento è quello di capire che cosa faccio e come lo finanzio. Questo è il primo. Sì, appunto, perché questa è una cosa importante, capire cosa faccio in funzione a quelle che sono le esigenze dei dipendenti e poi dove trovo le risorse. Quello, diciamo, che per noi è il problema principale, nel senso che quando incontro i clienti il primo problema è esattamente questo. Chiaramente impatta molto di più nelle, nei, nei piani di flexible benefit. Tralasciando l'ipotesi più semplice, ma ormai più rara, ovvero che HR abbia un budget dedicato al progetto, bisogna andare a... la escludiamo perché è sempre... ormai è un'ipotesi remota, diciamo. Bisogna andare a cercare di individuarla all'interno dell'attuale struttura. Normalmente una delle prime attività che si svolgono in una fase di progettazione di un piano welfare è quello di analizzare i benefit esistenti e la policy retributiva, per capire se in qualche maniera all'interno di, questo, di quello che già viene dato al dipendente si possono liberare delle tasche su cui lavorare. Magari ci sono dei benefit che già vengono erogati in una logica top down, si potrebbero in qualche modo ristrutturare, rivedere e andare a introdurre invece un piano di welfare flessibile, piuttosto che lavorare su quello che è l'aspetto retributivo, sempre un po' più delicato come tema, magari andando a individuare forme di premialità che possono essere riscritte, ridisegnate, ridefinite, liberare budget per intervenire. Diciamo che nel momento in cui si smarca il problema principale della fonte di finanziamento, poi esiste in realtà un altro canale, finanziamenti pubblici, non, in realtà è importante perché comunque bandi nazionali o provinciali introducono spesso dei sovvenzionamenti per interventi di welfare, diciamo che qui è un po' più difficile riuscire poi a portarseli a casa perché chiaramente sono interessanti per diverse, diverse aziende. Una volta che ho individuato il budget devo decidere che tipo di piano introduco. Il TUIR mi dà delle linee guida, ma sicuramente fare capire con che dipendenti sto lavorando mi permette di capire anche su che cosa indirizzare il piano. Quindi le attività normalmente sono in, quelle di fare una fotografia rispetto a dati anagrafici dell'azienda, piuttosto che quello di andare a intervistare, interrogare direttamente la popolazione aziendale attraverso survey di indagine, piuttosto che focus group mirati, per andare a capire quelle che potrebbero essere le esigenze desiderate dei dipendenti, ma anche quello che magari oggi c'è già in azienda e non viene percepito, e quindi semplicemente magari valorizzando quello che già oggi faccio posso portare comunque un risultato positivo. Queste attività insieme a advisory fiscale, comunque insieme a il raccogliere tutte quelle che sono le informazioni, portano come output finale una proposta di piano, costi, benefici, tempi e modalità di intervento, a cui poi segue normalmente la fase successiva, che è la fase di erogazione vera e propria, che è un'altra fase che spesso preoccupa il cliente, soprattutto preoccupa HR, perché c'è poi una intensa attività operativa per poter gestire piani di questo tipo. Ecco, questo tema preoccupa gli HR, vediamo di tranquillizzare. Tranquillizziamo gli HR perché quella che è la metodologia collaborativa che noi oggi abbiamo messo in atto prevede la gestione attraverso una piattaforma web dove il dipendente in autonomia va a gestire il proprio pacchetto benefit o il proprio pacchetto servizi, quasi in una logica di e-commerce, e tutte le attività di back office che poi stanno dietro alle richieste che i dipendenti fanno, quindi tutta la parte di acquisto, poi di rapporti con i vari partner, fornitori, il monitoraggio delle convenzioni, insomma tutto quello che sta dietro alle richieste che il dipendente fa, sono attività che come muoversi ci portiamo in casa, ci portiamo in carico e che quindi gestiamo per conto del cliente. Quindi è un'attività che poi viene erogata in una logica di full outsourcing. Ecco, rispetto ai tempi che si accennava prima, quanto tempo ci vuole? La progettazione, che ha una sua complessità, perché abbiamo visto vanno considerati molti aspetti, prima fra tutti l'ascolto delle esigenze dipendenti, ma poi anche c'è la fase di implementazione che vede coinvolto direttamente l'HR, l'attività di fundraising, di trovare i finanziamenti, e quindi se un'azienda
azienda volesse iniziare a ragionare su questo tema, cosa? Ma diciamo che da un punto di vista di tempi, una progettazione ben fatta cuba circa 6 settimane. Chiaramente dipende dallo stato dell'arte, quindi non si può dare una tempistica che vada bene per tutte le aziende, però dipende dalla dimensione, dipende da quello che è il momento in cui l'azienda approccia a questo tipo di soluzioni. Magari a volte avvengono dopo un'indagine di clima che ha già evidenziato delle informazioni che noi non dobbiamo andare a ricercare, o a volte si parte proprio da zero, nel senso che il tema piace ma si parte da zero, allora magari lì i tempi sono un po' più lunghi, però mediamente diciamo che allarghiamo 2 mesi si riesce a progettare e presentare a HR, che poi a sua volta presenta al proprio interno un progetto di welfare che abbia tutti gli elementi necessari. Non abbiamo toccato un tema, che spesso queste iniziative vengono veicolate attraverso anche l'accordo integrativo di secondo livello, pertanto andiamo poi a interagire anche con la controparte sindacale. Allora lì è importante sottolinearlo, perché molti dei progetti che noi oggi seguiamo passano attraverso l'accordo integrativo, con dei pro e dei contro. I pro sono che chiaramente veicolare il progetto attraverso l'accordo sindacale può avere una forza di impatto maggiore. Dall'altro c'è un aspetto normativo che chiaramente non permette di introdurre in fase di contrattazione alcuni servizi, come ricordavo prima, la parte del tempo libero ricreativo, tutto ciò che è legato all'articolo 100 del TUIR non è per sua natura contrattualizzabile e quindi non può essere inserito. E dall'altro i tempi, perché normalmente quando si interagisce con la controparte sindacale, quindi c'è una piattaforma, c'è un contratto sindacale da presentare, strutturare con una controparte che per sua natura chiede di più o comunque cerca di portare a casa il miglior risultato possibile, questo impatta ovviamente sulle tempistiche. Ecco, c'è un aspetto che vale la pena sottolineare, che è il tema della comunicazione, nel senso che, come ci ricordiamo, molto spesso ci sono già, l'azienda mette già a disposizione dei servizi, magari il dipendente o non li conosce o non ne usufruisce delle potenzialità, quindi nel momento in cui l'azienda mette in atto, decide, progetta un piano di welfare, poi lo deve anche comunicare affinché poi i risultati siano assolutamente, assolutamente sì. L'aspetto della comunicazione è una parte fondamentale per la buona riuscita di un'iniziativa di questo tipo, perché chiaramente l'azienda mette in campo risorse o comunque tempo e sforzi per cercare di portare qualche cosa di positivo, però non sempre l'iniziativa è percepita istantaneamente dal dipendente, perché comunque ci sganciamo da quello che è diciamo un concetto radicato dell'euro in busta e andiamo a spostarlo in altri tipi di iniziative. E che magari poi possono essere percepite col tempo. Per cercare di raggiungere un adeguato risultato in tempi brevi è proprio necessario strutturare un piano di comunicazione ben fatto, chiaramente legato a quella che è la realtà aziendale. Se lavoriamo su una realtà industriale agiremo su determinati driver, se lavoriamo su una realtà del terziario comunque differente useremo altri modi di comunicare. Quelli che più frequentemente vengono utilizzati, si va da, diciamo, semplici comunicazioni, regolamenti, newsletter inviati attraverso canali informatici se raggiungono tutta la popolazione, piuttosto che vere e proprie giornate dedicate al welfare, dove l'azienda e normalmente un partner come Muoversi mettono la faccia nei confronti dei dipendenti raccontando quello che è il progetto e quello che è il valore aggiunto che porta lato dipendente. Poi ci sono tutta una serie di strumenti accessori che vanno dalle brochure, flyer, video rappresentativi dell'intervento, che possono dare ancora più valore, trasmettere ancora in maniera migliore, soprattutto se abbiamo aziende con dipendenti delocalizzati o comunque in giro per l'Italia. Bisogna cercare di raggiungere tutti in ugual modo e trasferire il messaggio che l'azienda vuole mandare attraverso un'iniziativa di questo tipo. Ecco, qual è la difficoltà più grande per il settore del personale che si progetta un piano di... Qual è la criticità con la quale devono fare i conti?
Beh, sono più di una, dipende dalla situazione. Sicuramente l'aspetto di cercare di individuare le fonti di finanziamento, l'abbiamo citato, è uno. Se c'è una controparte sindacale, è quello di trasferire la bontà della richiesta, perché normalmente magari il sindacato, se non è già stato in qualche modo educato al tema, perché magari altre aziende della stessa tipologia hanno avviato iniziative di questo tipo, si presenta con richieste differenti, banalmente magari quello di avere un incremento su quello che è il premio di produttività introdotto, e l'azienda, diciamo, dall'altra parte propone: no, lasciamo il premio di risultato com'è e introduciamo un valore di welfare, aumenta il tuo potere di acquisto e riduce il mio costo di intervento, quindi è un progetto win-win. Ma di base questo messaggio non viene inizialmente colto, perché purtroppo il pensiero, il retropensiero che c'è, dov'è la fregatura. E quindi bisogna cercare di illustrare, a volte con più caso specifico che possiamo raccontare, un'esperienza fatta con Saint-Gobain, nostro cliente, dove siamo andati a incontrare tutti, diciamo, le controparti sindacali territoriali legate alle diverse sedi, dove abbiamo presentato in delle sessioni di 2 ore il progetto per far percepire i benefici che ne venivano. Quindi sicuramente questi sono gli elementi. Piuttosto che, chiaramente, se HR deve presentare il progetto poi al board o comunque a chi dà l'ok, anche lì fare emergere quelli che sono i vantaggi del piano, sia per il dipendente, ma anche chiaramente per l'azienda, soprattutto quando c'è comunque un board, un amministratore delegato, insomma, o chi deve andare a bollare il progetto come positivo e come buono. Bisogna riuscire a stressare bene quelli che sono i fattori di successo di un progetto di questo tipo, dove alcuni sono tangibili e risparmio rispetto al costo del lavoro, alcuni sono difficilmente tangibili e monitorabili, come il miglioramento del clima aziendale. Chiaro? Ecco, se doveste raccontarci un po' qualche esempio, no, di aziende che si rivolgono a voi, per le quali avete fatto un progetto recente, per raccontare qualche esperienza. Come dicevi giustamente tu, noi oggi lavoriamo con aziende di diverse dimensioni. Andiamo da Unicredit con 50.000 dipendenti alla Nectar, che ne conta 50 con sede a Milano. Quindi confermo che sono iniziative che possono poi andare a toccare un po' tutte le realtà. Per raccontare velocemente, col tempo che ci resta, un paio di iniziative, per rimanere, diciamo, in zona. Noi abbiamo avviato un progetto con la Comau quest'anno, dove per esempio lì si è andato a lavorare su quello che era il sistema di incentivazione variabile. È stato completamente ristrutturato e rivisto, e la ristrutturazione del premio ha permesso di liberare un valore di 1.000 euro cada dipendente, che è stato destinato ad un piano di welfare. Un piano di welfare che ha permesso al dipendente di incrementare potere di acquisto, perché al dipendente sono stati concessi 1.000 euro di valore netto uguale lordo, che sono spesi, che possono essere spesi in iniziative quali appunto tutto il mondo dell'istruzione, quindi il rimborso delle spese scolastiche, il rimborso dei mutui. Una polizza sanitaria integrativa che permette quindi di andare a rimborsare eccedenze rispetto alla copertura attuale per un valore di 1.000 euro, e versamenti integrativi al fondo pensione. Un altro progetto, comunque un'altra prassi forse, perché riguarda tutto il settore bancario. Noi oggi collaboriamo, oltre che con Unicredit, che ho citato prima, con Banca Popolare Milano, Cariparma, BNL, Piper. Diciamo che qui c'è un filone abbastanza coeso, dove si lavora sull'accordo sindacale, dove è stato invece lì ristrutturato quello che è il premio di produttività, liberando spazio per un valore di welfare, in questi casi un po' più ridotto, normalmente ci attestiamo intorno ai 500 euro, che vengono erogati su 3 servizi semplici, che sono cassa sanitaria, fondo pensione e istruzione. Poi arriviamo invece a casi di eccellenza. Io lo cito sempre volentieri, perché è un po' forse il fiore all'occhiello dei nostri clienti in tema di welfare, che è la Tetra Pak di Modena. È stato anche uno dei primi progetti con i quali siamo partiti ad abbracciare il welfare a 360 gradi. Loro inizialmente erogavano un piano che. Tradotto vuol dire un mix tra tutto ciò che è work-life balance e flexible benefit. Loro sono partiti con un'iniziativa che aveva a che fare principalmente con il work-life balance, quindi servizi quali uno sportello di counseling in azienda, iniziative sportive, tutta una rete di convenzionamenti locali e nazionali,
la possibilità di ricercare badanti, babysitter con dei pacchetti già scontati e messi a disposizione del dipendente, ai quali poi nel 2009 è stato invece aggiunto un programma di welfare legato ai benefit. Loro hanno individuato dei benefit di base che già erogavano, che erano legati principalmente alla cassa sanitaria, al quale è stato aggiunto il trasporto casa lavoro pagato per un valore di 300 euro annui al dipendente, e a questo hanno aggiunto un sistema di flexible benefit dove il dipendente può andare proprio a scegliere con valori veramente importanti, ci aggiriamo intorno ai 2000 euro cada dipendente, se andare a lavorare su tutto quello che è il tempo libero, sull'asilo. Loro hanno un asilo nido aziendale, ma danno comunque la facoltà anche di scegliere l'asilo nido più idoneo per n motivi al dipendente. Polizze sanitarie integrative, anche se di base la polizza che loro già davano era ottimale. E poi l'integrazione anche lì a fondo pensione. Hanno aperto in realtà praticamente a tutti gli elementi che il tool ci permette. E parlando con i colleghi di Tetra Pak, la loro è una realtà locale, gran parte dei loro dipendenti sono del modenese, e il risultato è che chiaramente il livello di retribuzione medio è riuscito sono riusciti a mantenerlo ad un certo livello, perché comunque il dipendente si ritiene soddisfatto e ha una partecipazione tale alle spese che poi vanno al di là della retribuzione, che hanno permesso di mantenere un livello di soddisfazione molto alto. Loro conducono poi delle indagini di clima ogni anno per vedere poi qual è il ritorno, e soprattutto un turnover bassissimo. A volte questo può non essere un elemento positivo in alcune contingenze di mercato, però diciamo che in un mondo ideale, chiaramente trattenere i talenti e trattenere le persone di fiducia che lavorano tanti anni in azienda è un aspetto importante, e se non si può essere concorrenziali da un punto di vista di retribuzione, magari si può essere concorrenziali sotto questi tipi di formule alternative. Bene, grazie.